L'ospitalità alle famiglie afghane. Negli ultimi giorni siglati due protocolli d'intesa dalle prefetture di Potenza e di Matera. Ce ne parla Eleonora Cesareo. Una fuga precipitosa dalla loro patria, quell'Afghanistan martoriato da decenni di guerre, e l'arrivo in Basilicata agli inizi di settembre, tra la paura per le incognite del futuro e la speranza di poter ricostruire una nuova vita lontani dal dolore e dalla violenza. Un mese per progettare le proprie esistenze e intraprendere percorsi di integrazione, a partire dall'accesso dei più piccoli nelle scuole. Su questa strada, che ha visto l'accoglienza di 100 persone, 49 in provincia di Potenza e 51 nel Materano, si sta continuando a lavorare con la stipula di appositi protocolli d'intesa. Il prefetto di Potenza Vardè ha siglato una convenzione con il presidente della Fondazione Madre Teresa di Calcutta, padre Pietro Anastasio, per formalizzare gli impegni che garantiscono ospitalità adeguata alle famiglie fuggite dal paese dopo l'avvento del regime talebano. La prefettura si è impegnata a fornire supporto e monitoraggio costante in tutte le procedure, a partire dalle richieste per il riconoscimento di status di rifugiati e della protezione internazionale. Evidenziata poi l'importanza di promuovere percorsi mirati di integrazione e inserimento sociolavorativo. Anche a Matera il prefetto Argentieri ha raccolto con atto formale la volontà di 7 paesi della provincia di offrire il proprio supporto alle famiglie da poco arrivate in Italia. Oltre alla città dei Sassi ci sono i comuni di Colobraro, Gorgoglione, Montalbano Ionico, Nova Siri, Rotondella e Valsinni, che si sono impegnati ad aderire alla rete SAI, Sistema Accoglienza e Integrazione, per ampliare i posti messi a disposizione.